Dorna. Distese di sabbia rossa, montagne ostili, caldo soffocante, scorpioni, serpenti e cibo piccante. Datteri, arance rosse, ma anche veleni e fango. Per lo più sono queste le cose che il popolino conosce di Dorna, anche se in realtà vi è molto più da scoprire. Dorna vanta infatti una storia che risale al tempo dell'alba. Le montagne rosse, che fanno confinare Dorna a ovest e a nord con altopiano e terre della tempesta, hanno tenuto le terre del sud separate dal resto del continente per migliaia di anni. Più di tre quarti dei territori sono ricoperti da arido deserto e neanche la costa meridionale è da considerare ospitale, con i suoi grovigli di rocce e scogliere con ben pochi ancoraggi protetti. Lungo la costa non ci sono boschi o foreste dove procurarsi eventuale legname per riparare le imbarcazioni. La selvaggina è scarsa e le fattorie sono ancora di meno. Persino l'acqua dolce è difficile da trovare e i mari del sud sono pieni di vortici, infestati da piovre e squali. Di città ve ne sono poche e la più grande e popolosa, Plunky Town, è forse quanto di più simile vi sia a Dorna, alla foce del fiume Sangue Verde. In effetti, Dorna ha più cose in comune con il Regno del Nord che con gli altri regni. Entrambi scarsamente popolati, sono stati difficili da conquistare per i Targaryen. Il Nord ha ceduto solamente di sua spontanea volontà e Dorna è stata sottomessa solo attraverso matrimonio combinato. I primi uomini arrivarono dal braccio spezzato, lo sappiamo, e sappiamo anche che non erano navigatori, a differenza degli Andali. In pochi però vi rimasero, anche perché le terre in cui arrivarono i primi uomini, all'inizio dei tempi, erano poco accoglienti. Il suolo, secco e pietroso, dava pochi frutti, anche se irrigato. La maggior parte della popolazione di Dorna si è insediata lungo le rive del Sangue Verde, fiume che rappresenta la linfa vitale del regno. Spesso i fiumi vanno in secca e solo tre scorrono sempre senza mai asciugarsi: il Torrentin, il Brimstone e il Sangue Verde. Molti primi uomini si stabilirono sulle colline a sud delle Montagne Rosse, dove le tempeste del nord avevano creato una fertile cintura verde. Altri ancora trovarono posto fra vallate nascoste e su alti prati di montagna. Ad oggi esistono tre distinti tipi di dorniani: della roccia, della sabbia e del sale. I dorniani della roccia abitano in montagna e hanno pelle e capelli chiari, discendenti dei primi uomini e degli Andali. I dorniani della sabbia abitano lungo le valli fluviali e nei deserti, hanno la pelle scura, bruciata dal sole. I dorniani del sale sono coloro che abitano lungo le coste e hanno capelli scuri e pelle olivastra. Nelle loro vene si dice che scorra ancora sangue roiniano, dai tempi in cui arrivarono a seguito di Nymeria. Abbiamo detto che quando i primi uomini arrivarono dal braccio spezzato, cercarono di risalire il continente occidentale il più velocemente possibile, in modo da lasciarsi alle spalle la desolazione delle terre del sud. Quei pochi che però vi rimasero si sparpagliarono e ciò portò all'ascesa di piccoli lord che col passare del tempo iniziarono a definirsi re. La maggior parte di queste piccole famiglie governò su domini talmente piccoli ed esigui che non vale nemmeno la pena ricordarli. Alcune delle famiglie più significative però furono le seguenti: Casa Dane, che eresse il suo castello su un'isola alla foce del Torrentin. Secondo la leggenda, il primo dei Dane arrivò in quel luogo seguendo la scia di una stella cadente e vi trovò una pietra dai poteri magici. Da allora i Dane diventarono Lord di Stelle al Tramonto, anche se in originale sarebbe Starfall. Casa Fowler, che scolpì la propria sede sulle pendici pietrose di un ampio varco fra le montagne, che da Dorn porta all'altopiano. Cielo Alto divenne nota per le sue svettanti torri di pietra e per la posizione isolata. Casa Ironwood, che si stabilì nelle alte vallate e sulle verdi colline, prendendo il controllo della strada di pietra, il secondo dei due grandi passi che conducono a Dorn. Le loro terre erano anche ricche di legname e di depositi di ferro, stagno e argento, che li resero i più ricchi e potenti re dorniani. Altri piccoli regni esistevano fra le sabbie più profonde e le coste salate, ma pochi di questi si avvicinarono mai al potere di queste tre casate. Quando arrivarono gli Andali a Dorn, non vi rimasero volentieri.
Altre terre erano decisamente più appetibili e proprio di fronte ad Andalos. Di conseguenza, evitarono accuratamente una terra piena di sabbia, caldo e scorpioni. Ma fra i Lord Andali che arrivarono, ci fu anche un giovane di nome Morgan Martell. Nei secoli che seguirono, i Martell divennero noti per la loro cautela. Non si autonominarono mai re e in certi momenti fecero atto di sottomissione ai potenti Ironwood. Prima che la principessa Nymeria arrivasse da oltre il mare stretto, i Martell governarono i loro modesti domini per centinaia di anni. Nelle canzoni si narra che Nymeria portò con sé persone disperate, in fuga dalle guerre di Essos, e approdarono, dopo diverso tempo passato a scappare nei mari del sud, sulla costa di Dorn, dove ora è situata Lancia del Sole. La principessa guerriera prese in sposo Morse Martell. Incendiando le proprie navi e decidendo di cominciare una nuova vita nelle lande in cui era approdata col suo seguito. Le conoscenze e le ricchezze che Nymeria portò con sé in Occidente furono d'aiuto alla scalata sociale di Morse Martell, e fu così che riuscirono a spodestare anche una casata forte come quella degli Ironwood. Quello che nacque successivamente venne conosciuto come principato e non come regno, preferendo il titolo di principe e principessa, secondo le usanze ormai perdute delle città-stato della Rohan. I loro discendenti continuano a mantenere viva quella tradizione fino ad oggi. Casa Martell ha guidato Dorne per 700 anni, erigendo il suo castello a Lancia del Sole e sconfiggendo tutti coloro che ne avrebbero minacciato la supremazia. La cosa a cui sono più legati i dorniani sono le loro usanze. Dei sette regni, solo a Dorne il primogenito, maschio o femmina che sia, a ereditare, e non il maggiore fra i figli maschi. Le principesse dorniane hanno la stessa importanza dei principi, così come anche i figli nati al di fuori del vincolo matrimoniale vengono particolarmente considerati. Quando i Targaryen arrivarono a Westeros, i dorniani resistettero e rimasero indipendenti. Aegon, le sue sorelle e i loro draghi non riuscirono a prendere Dorne e addirittura, nel 10 dopo la conquista, Meraxes e Rhaenys persero la vita nelle terre desertiche del sud. O così si dice. I dorniani tendevano imboscate e scomparivano tra le rocce non appena vedevano un drago volare sopra le loro teste. Oltre a ciò, molti degli uomini in armatura morivano a causa delle bruciature e del peso da sostenere sotto il sole cocente. Ma i dorniani non si arresero e continuarono a nascondersi e a combattere nell'ombra. Quando poi venne portato il teschio di Meraxes ad approdo del re, in segno di pace, re Aegon era comunque intenzionato a sottomettere Dorne. Fino a quando Daeria Martell, figlia del principe Nymor, non gli mise in mano una lettera del padre. Si narra che in quella lettera ci fosse stato scritto che Rhaenys fosse ancora viva e ostaggio di Dorne e che per garantirne la sopravvivenza, Dorne sarebbe stato considerato uno stato libero. Quella notte, Aegon partì con Balerion, diretto alla Roccia del Drago. Il giorno dopo, il re tornò ad approdo del re. La pace era stata firmata. Durante la danza dei draghi, il principe Corren Martell si rifiutò di combattere per una o per l'altra fazione, mantenendo la neutralità ed evitando di invischiarsi in possibili guerre. Successivamente, re Daeron I Targaryen minò la sicurezza del patto con Dorne, cercando di conquistarla con la forza, e ciò costò migliaia di vite, fra cui anche quella dello stesso giovane re. Negli anni che poi seguirono, fu re Daeron II che riuscì finalmente ad annettere Dorne al reame, tramite matrimonio dinastico. Ciò avrebbe anche lasciato ai principi dorniani il loro titolo e i loro privilegi, e garantiva che a Dorne avrebbero prevalso le loro usanze. Negli ultimi anni del regno Targaryen, Dorne tornò ad avere un ruolo di rilievo dopo che il principe Rhaegar sposò Elia Martell, ma la ribellione di Robert pose fine alla vita dell'intera famiglia reale. Lancia del Sole. La torre che venne chiamata Lancia del Sole, sede di casa Martell, nacque come una brutta e tozza fortezza che negli anni si ampliò fino a trovarsi circondata da magnifiche torri di stile architettonico roiniano, proprio della cultura della principessa Nymeria. Lancia del Sole è il nome che venne dato alla fortezza quando la Lancia dei Martell si unì al Sole della Rohan. Dall'unione di questi due simboli deriva lo stemma dei Martell.
Guglie dorate e cupole sottili sono state aggiunte nel corso del tempo a decorare le alte torri della fortezza, cosicché fossero facilmente visibili anche da coloro che giungevano via mare, dato il riflesso che si veniva a creare una volta che il sole ne colpiva il rivestimento dorato. Per 3 lati su 4 il castello è circondato dal mare. Sul quarto vi è la città d'ombra, che in realtà è poco più di un villaggio, strano, polveroso e informe. Venne costruito addossando la lancia del sole, come per godere della sua protezione, e ad oggi è un labirinto di vicoli stretti, botteghe piene di spezie e case costruite con mattoni e fango. 700 anni fa, poi, vennero rette le mura serpeggianti che avvolsero l'ancia del sole e si snodarono attraverso la città d'ombra come un'enorme cortina difensiva. Solo il triplo portale fornisce accesso diretto al castello attraverso le mura serpeggianti, protetto comunque da difese massicce. Idane di Starfall. Una delle casate più prestigiose e antiche di Westeros, ma soprattutto di Dorne, è quella dei Dane. La loro fama li precede anche per via della famosa spada di famiglia che viene tramandata da migliaia di anni, Alba. Nella leggenda, le origini della spada sono andate perdute, ma si racconta di come il capostipite di casa Dane abbia seguito la scia di una stella cadente e, trovando il punto in cui questa cadde, vi scorse una pietra magica che avrebbe poi incastonato nella spada stessa. Inoltre, in quello stesso luogo sarebbe poi stata fondata Starfall, o Stelle al tramonto, come è stata tradotta in italiano. Il suo metallo non somiglia a quello delle spade in acciaio di Valyria, data la luminosità quasi opalescente, ma sotto tutti gli altri aspetti pare possedere le stesse proprietà di forza, resistenza ed estrema pericolosità. A differenza delle spade delle altre casate, però, Alba non viene data di padre in figlio, bensì passa da un lord all'altro, sempre all'interno della famiglia Dane, a cui viene conferito anche il titolo di Spada dell'Alba. Solo chi è giudicato degno di brandirla la può ricevere in dono. La più famosa spada dell'Alba fra tutte fu Arthur Dane, la più letale delle guardie reali di Aerys II e grande amico di Rhaegar Targaryen. Egli morì valorosamente durante la ribellione di Robert, ucciso per mano di Ned Stark in una località nota come Torre della Gioia, situata a Dorne. In seguito alla morte di Dane, Lord Stark viaggiò fino a Starfall, restituendo Alba alla famiglia, in segno di rispetto.